Un 52enne residente a Torino è stato denunciato per truffa ai danni dell'INPS, favoreggiamento e simulazione di reato perché percepiva il reddito di cittadinanza nonostante fosse proprietario di ben 16 automobili. L'uomo aveva negato alle forze dell'ordine il possesso dei 16 veicoli a lui intestati e aveva addirittura presentato querela contro ignoti. Poi gli investigatori hanno appurato che il 52enne aveva aperto una società per ottenere agevolazioni fiscali proprio per l'acquisto di autoveicoli.